qui Duino, provincia di Trieste, regione Friuli Venezia Giulia e circoscrizione provinciale dell'Enau. Vi sto parlando dalla ubertosa e adita dimora di Sua Altezza Serenissima il Principe di Torre e Tasso, dove, come potete vedere, sono intervenuti gli esponenti più significativi del cinematurismo giuliano e in alto. I soci del club stanno visitando il parco con le loro gentili signore e tra poco si recheranno nella vicina tenuta dei conti Meriani per beneficiare di un signorile e quanto mai singolare simposio. Mare, cielo e verdura fanno da nobile cornice a questo stupendo panorama. Ed ora si stanno chiudendo i cancelli e i soci del club a piccoli gruppi lentamente si stanno avvicinando al vicino desco dei conti Meriani. Ed ora per dirla con le parole del sommo poeta, era l'ora che volge al desio e ai cine amatori intenerisce il desco. È sempre Enzo Laurenti del Club Cinematografico Triestino e Enal che vi parla da Duino e con maggior precisione dalla tenuta dei conti Meriani, dove si sta svolgendo il banchetto. I convitati hanno voluto scendere dal vertice della loro piramide sociale e svestirsi dei loro abiti borghesi e perciò si confondono con i numerosi camerieri e i cuochi. Cibi genuini, tra l'altro anche la gialla polenta friulana della fascia pedemontana, che il vino generosissimo del cividalese e del tarcentino, le salsicce, rallegrano i cuori di questi laboriosi cineamatori del Club Cinematografico Triestino, quivi riuniti per consolidare le infrastrutture della loro piattaforma filmistica. Quando il vino, vino e beveremo, vino e canteremo, la bumbamba, oi lì, oi là. Poco
avranno inizio i giochi, quei giochi ideati dal leonardesco cavallo alato di nome Renato Padovani, giochi che ben più tardi saranno copiati dalla Eurovisione, che li denominerà modestamente giochi senza frontiere. Ecco Padovani con i piedi gonfi e stanchi. Si inizia ora con il tiro a segno. Si parte ora con la gara delle cassette. Una gentile signora che sta superando gli ostacoli. Ora si parte con la gara delle palle e vincerà chi saprà romperle di più. Per quanto sembri facile, non è così. Ora vediamo all'opera pure i rompi scatole e un rompi palle che non è ancora riuscito nell'intento. Ora qualche flash sui premiati. Ma non è finita, perché è giunto alla mensa l'ottimo pesce del generosissimo e purissimo mare Adriatico. Ecco Padovani nelle vesti di cuoco che chiama i convitati alla mensa e ci sembra che la risposta sia quanto mai unanime. Qui è sempre Enzo Laurenti del Club Cinematografico Triestino e Lal che vi parla dalla tenuta dei conti mariani e che chiude ora questa cronaca di una bella giornata di mezz'estate di tanti anni fa. Thank you.